Ciao a tutti ragazzi, eccoci a un nuovo video. Allora, intanto volevo sapere come era andato il vostro test e spero bene, naturalmente, spero l'abbiate passato. E ora vi spiegherò se siete già iscritti a un corso UNIPD, ovvero all'Università degli Studi di Padova, cosa fare per immatricolarsi a medicina a Padova. Potete quindi scegliere tra due opzioni che sono o il cambio corso oppure la rinuncia agli studi. Ora ve li spiegherò meglio. La parola rinuncia agli studi vuol dire che tu, una volta che la fai, non sei più uno studente dell'Università di Padova e non potranno esservi riconosciuti gli esami e perderai il tuo numero di matricola. E questo vuol dire che avrai la possibilità di reiscriverti immatricolandoti e a un altro corso di laurea che potrà essere a uno di Padova nel caso tu sia entrato a medicina a Padova oppure potrà essere anche in un altro corso di laurea. Per fare la rinuncia agli studi bisogna compilare una sezione che è presente su UniWeb. In pratica si entra nella propria sezione UniWeb, si va su didattica, dopodiché da didattica si apre una tendina dove verso la fine c'è scritto proprio una sezione con rinuncia agli studi, si compila tutta la tabella, si fa procedi, si dovrà pagare una marca da bollo da 16 euro e dopodiché si avrà rinunciato agli studi. Verrà fuori in questo modo. Allora, io personalmente ho fatto la rinuncia agli studi perché non mi è sembrato utile e fare un cambio corso, dato che io non avevo nessun esame che veniva riconosciuto, non avevo neanche fatto la domanda per appunto riconoscimento. Inoltre, mi sembrava che con il cambio corso risultasse essere conteggiato il primo anno, per cui per paura di risultare fuori corso ho fatto la rinuncia e quindi ora risulto essere immatricolata il primo anno. Viene fuori scritto in questo modo: ho corso di laurea ingegneria biomedica, cessato rinuncia. Io posso comunque selezionare e vedere il mio profilo universitario, gli esami che ho dato, i voti che ho preso, però non posso più usarlo, ovvero non posso più comunque riprendermelo in mano, non posso pagare le tasse e ricominciarlo volendo, ma ora ho come stato attivo quello di medicina e chirurgia che naturalmente se seleziono entra nella pagina e dove posso comunque pagare le tasse, cessare gli esami e così via. La rinuncia quindi vi conviene se voi passate da un corso di laurea che non è inerente a medicina, ecco, oppure a un corso di laurea che non fa parte, ecco, dell'Università degli Studi di Padova, che può ad esempio essere Trieste, Verona, così, e in questo modo quindi dovrete immatricolarvi poi a Padova. Possiamo ora parlare del cambio corso. Il cambio corso risulta essere diverso perché voi non cessate, ovvero risulterete essere comunque studenti dell'Università di Padova, dovreste avere lo stesso numero di matricola, dovrete semplicemente pagare una marca da bollo da 16 euro per appunto effettuare il cambio corso. Dovrete naturalmente anche compilare la domanda di cambio corso da spedire all'università e grazie appunto all'ufficio per i residenti poi si potrà cambiare. Ora, le dinamiche variano anche un po' di anno in anno e ci sono segnati tutti quanti i passaggi su un link che è presente sul sito di UniPD. Se ne avete bisogno, io ve lo linkerò nei commenti in caso, basta chiederlo, e dove appunto basterà seguire i passaggi molto attentamente. Possiamo vedere quindi che il cambio corso sarà utile se avrete degli esami che potrebbero essere riconosciuti. In questo modo quindi voi dovreste fare la domanda di riconoscimento degli esami e nel tempo che è prestabilito dall'università, che di solito è tra metà giugno e metà luglio, dovrete pagare una tassa che è di circa 70 euro, mi pare, ma non ne sono sicura perché anche quella ogni tanto varia. E dopodiché, pagando questa tassa, una volta che voi entrerete a medicina, potranno esservi riconosciuti degli esami che voi avete fatto in base al professore o comunque all'insegnamento che verrà effettuato. Non sarete sicuri che quell'esame vi verrà riconosciuto, potrete soltanto provare, ecco, perché appunto avete pagato la tassa. Io che non l'avevo pagata, anche se ipoteticamente avessi avuto un esame che poteva essere riconosciuto, non lo sarebbe potuto essere perché appunto non avevo fatto questa domanda. È molto importante quindi che voi scegliate bene cosa volete fare o cosa non, e con il cambio corso naturalmente voi risulterete avere comunque il primo anno effettuato come studente e sarete quindi iscritto in teoria al secondo anno.
Non so bene come funzionino con le tasse, appunto perché io non ho effettuato il cambio corso, però se siete appunto più curiosi posso chiedere a delle mie amiche che appunto l'hanno fatto e farvi sapere come risulta essere la dinamica generale. Come ultima cosa volevo farvi vedere il sito di UniPD e in pratica voi attraverso una serie di passaggi troverete questo sito che si chiama Istruzioni perfezionamento pratica dopo la ricezione della delibera della valutazione, anche se sì, ok. E se andate sotto la seconda pagina troverete il sommario. Troviamo infatti ammissione al primo anno di un corso di laurea triennale o a ciclo unico per uno studente non iscritto presso alcun ateneo, che è quello che comunque dovrete fare anche quando rinunciate, perché appunto non sarete più iscritti all'Università di Padova. Poi c'è anche studente regolarmente iscritto ad un corso di studi presso l'Università di Padova che indica perfezionare l'immatricolazione tramite istanza di cambio corso. E infine c'è anche quello della rinuncia. Studente regolarmente iscritto ad un corso di laurea presso l'Università degli Studi di Padova o altro ateneo che intenda rinunciare alla carriera alla quale è iscritto. Se noi andiamo a vedere ad esempio quello del cambio corso, è il punto B, qua appunto spiegano che se il test era d'accesso programmato, una volta il risultato ammesso bisognerà cliccare sulle voci didattica passaggio di corso. Solo dopo il pagamento della prima rata della tassa universitaria 2020-2021 si potrà pagare la marca lavoro e richiedere quindi il cambio corso. In questo modo sarete iscritti a medicina. Se volevate invece fare la parte della rinuncia, bisognerà seguire le istruzioni del punto A dopo aver rinunciato, ovvero immatricolarsi di nuovo. Sono due scelte diverse e sta a voi decidere quale fare e quale non fare. E dovrete appunto pensarci molto bene perché una volta fatta quella risulterà essere. Se avrete bisogno di altri chiarimenti, io tenterò di informarvi per voi e attraverso appunto i commenti voi potete farmi tutte le domande che volete. Potete lasciare un like se vi è piaciuto o comunque vi è interessato il video e vi aspetto al prossimo video che speriamo sia breve. Ciao!